Quello delle streghette o maghette, in originale Mao Sojo o Mayoko, è un genere di anime che ci accompagna dagli albori dell'animazione giapponese. Ha avuto origine verso la fine degli anni 60 con Sally la Maga e Lo Specchio Magico, arrivati in Italia solo negli anni 80, quando ci fu una vera e propria esplosione di magia sui nostri canali. Vediamo se riusciamo a strapparvi una lacrimuccia. Bia la sfida della magia, Lulu l'angelo tra i fiori, il magico mondo di Gigi, poi la collana dello studio Pierrot, di cui fanno parte gli incantevoli Crimi, Magica Magica Amy e Sandy dai mille colori, e poi negli anni 90 Sailor Moon e Card Captor Sakura. E man mano che passavano gli anni, i Mayoko andavano verso una graduale trasformazione, con temi più maturi e maggiore azione, che li ha portati ad essere apprezzati anche da un pubblico adulto. Quella Magi Madoka Magica del 2011 si è spinto addirittura oltre, con un approccio ancora più cupo e una trama complessa e a volte crudele. È sicuramente uno dei maggiori successi dell'ultima decade, tale da diventare un fenomeno sociale, approdare così nel mondo dei videogiochi, da qui generare uno spin-off, per poi tornare in TV con una serie ad hoc. Magia Record, quella Magi Madoka Magica Side Story. Come dice il lunghissimo titolo, si tratta di una storia parallela a quella del filone principale, divisa in tre stagioni. L'ultima, Dawn of a Shallow Dream, composta da 4 episodi, è da poco disponibile su Crunchyroll con sottotitoli in italiano. Hirota Magi è una maga alla ricerca della sua sorellina Ui, sparita di colpo dopo essere guarita da una grave malattia. Nel viaggio che la porta alla ricerca della sorella, incontra altre ragazze magiche, ragazze che come lei hanno espresso un desiderio poi dimenticato. In cambio hanno accettato di diventare maghe e combattere delle creature chiamate streghe a costo della vita. E nella città meta del viaggio di Roa, le streghe sono particolarmente potenti. Da vedere tutta d'un fiato.